In questa terra usa lavarsi 3 volte prima di pregare. Ma quest'acqua che viene usata per purificarsi è la stessa che si ruppe il secondo giorno della creazione per fare posto al cielo. È la stessa che il 5° giorno Dio popolò di esseri viventi ai quali ordinò di moltiplicarsi. Se è così, perché i più antichi abitatori del mare, le balene, la stanno ripudiando? Come se non la riconoscessero più. Se c'è qualcuno in qualche parte del mondo che ha visto quello che ho visto io, balene inspiegabilmente disorientate che dirigono verso terra, lo racconti e lo impedisca prima che i vapori avvolgano la terra e che il mare muoia, come è scritto. Comandante, che succede? Folco, puoi darmi una mano? Sto cercando il biglietto da visita di un avvocato che si chiama Solman. Suo nipote era un collega di Luca ed era anche lui sulla piattaforma. Questo avvocato era convinto che la nave fosse esplosa non per un incidente, ma per un motivo legato alle ricerche che si effettuavano a bordo. Mi ha dato il suo biglietto da visita, ma non lo trovo. Rami Solman, provate. Oh, meno male, grazie. Allo? L'avvocat Solman, s'il vous plaît. Sì, sì, esattamente. Cerco l'avvocato Solman. Mi sa dire dove posso rintracciarlo? Capisco. Va bene. Grazie. Arrivederci. Era un amico di Solman. Ha trovato il suo telefonino per terra vicino a casa sua. Pare che Solman sia scomparso da settimane. Ci mancava solo la nave fantasma. Come le ha avute il comandante queste coordinate? Bisogna scoprire a cosa corrispondono. Quando ce l'ha chiesto non ci ha dato altre spiegazioni. Ma dai, una nave che da mesi percorre il nostro arcipelago senza che nessuno se ne accorga. Mi sembra una storia assurda. Guarda qui. Ma non capisco, cos'è? Guarda bene sotto, non sopra. Stampane una copia e inviami la foto al monitor del comandante. Comandante! Comandante, forse abbiamo trovato la nave fantasma. Ho inviato l'immagine sul suo monitor. Fammi vedere. L'ho trovata cercando nella banca dati del satellite. Ma è un sommergibile. La foto è stata scattata alle 5:52 di questa mattina. Il sottomarino era esattamente 25 miglia est di Rialbano. Questa è una storia molto più grande di noi. Devo chiedere aiuto. A chi, comandante? Ho un caro amico allo Stato Maggiore della Marina Militare a Roma. Ciao, Arturo. Ehi, ciao. Grazie. Sei stato gentile a incontrarmi. Pensavo che non ti ricordassi più di me, dopo tanto tempo. Ho seguito le tue imprese, comandante Riva. Ah, ma figurati. Tu sei nello Stato Maggiore della Marina Militare. Io sono solamente un comandante della Guardia Costiera. Sì, però il primo comandante donna è il più giovane in assoluto. Chi l'avrebbe mai detto quel primo anno d'accademia, quando ci mettevano sempre in punizione, eh? Io quell'anno lì non me lo sono mai dimenticato. Ho saputo di tuo marito. Mi dispiace. Sì. È per questo che sono qui. Per chiederti un favore per una cosa che lo riguarda. Ecco. Non qui.
Vieni. Dove l'hai presa? Dal satellite. Questo sommergibile si ferma da 6 mesi, ogni notte, al largo tra Pianosa e Montecristo. Ma perché ti interessa? Succedono cose strane nell'arcipelago toscano, nell'area dove operava la base di mio marito e in altri tratti di mare. Ma lo sai cos'è questo? Io penso che appartenesse alla vecchia flotta sovietica, è così? Non mi devi dire di sì, mi devi solo dire chi l'ha comprato. Chi ha comprato questo sommergibile? Non lo so, non lo so. Ma potresti scoprirlo. Io lavoro per lo Stato Maggiore Militare, Tara. Tu hai giurato lealtà al tuo paese. Qualcuno sta facendo qualcosa di poco chiaro. Vuoi chiudere gli occhi? Non l'ho mai fatto e tu lo sai. Ma sono un militare, Tara. E non un giornalista. Non posso fare come mi pare. Ma guarda che... tu ricompari dopo tutti questi anni in cui sei sparita. Hm? E butti tutte le carte sul tavolo solo perché te ne serve una sola. E quando l'hai trovata cosa farai? La prendi e te ne vai? E le carte rimaste per terra? Chi le raccoglie? Hai ragione, Arturo, perdonami. Scusa se te l'ho chiesto. Ti saluto. Tara! Aspetta. Lo sai cosa dicevano di me e di te all'Accademia? Che non ce l'avremmo mai fatta ad arrivare fino in fondo. Che non avevamo la stoffa per fare militari. Perché ci ostinavamo a pensare con la nostra testa. Poi, vedendo la carriera che abbiamo fatto, molti dei nostri colleghi d'Accademia si sono dovuti ricredere. Pensavano di essersi sbagliati. Ma io invece lo so che avevano ragione loro. Passami la cartellina, dai, dalla me. È meglio non sventolarla troppo, questa foto. Dammi 24 ore, comandante Riva. Sai dove trovarmi? Averti rivisto è l'unica cosa bella in questa follia che sto per fare. Vedo che si sente meglio. Solo ora che la vedo rientrare sana e salva. Davvero, è bello rivederla. Anche per me. Coraggio, venga di là. Deve mettersi sdraiato e riposare mentre le preparo la cena. Lei ha bisogno di dormire e di mangiare tutto senza fare storie. Va bene? Tutte le verdure, vero? Certo, anzi soprattutto. Questa la mettiamo qui. No, bella ridia che fa. Io non sono un criminale, come dico. Hanno tentato di uccidermi e adesso è in pericolo anche lei. Per favore. Per favore. Grazie. Aspetti. Ancora non l'ho ringraziata per l'altra sera. Pensi che credevo che fosse stata lei a dire che i carabinieri dove mi nascondevo. E so quanto le costa non averlo fatto. Ma non si pentirà di essersi fidata di me. Io prometto. Alla fronte bollente. Venga, si misuri la febbre. Grazie. Un giorno riuscirò a farle vedere che la mia strada va nella stessa direzione della sua. Le metto un po' di musica. Ecco. Le piace? Questo è il mio pezzo preferito, lo sa? Anche il mio. Mi promette che appena sarò in piedi lo ballerà insieme a me? Sì, certo.